E parliamo di fotografia. Alle mie spalle non vedete più nessuno perché si stanno preparando per il balletto che arriva tra poco. Parliamo di fotografia con un ragazzo che si è veramente creato da solo e lo introduciamo così. Benvenuto ad Alessio Amatucci. Benvenuto caro Alessio. Come stai Alessio? Buongiorno. Diciamo che noi ci siamo conosciuti già, siamo amici, sei stato anche un cameraman. Partiamo da questa dall'arte della fotografia, perché la fotografia è un'arte. Tu quando hai scoperto di avere dentro di te il fuoco vivo dell'arte della fotografia? Io sto in questo campo da quando avevo 15 anni. Cioè ho iniziato un po'. Ale, se riesci, solo se riesci a non dondolarti tanto è meglio, i nostri tecnici lavorano meglio, quindi giriamoci, vai. Ok. Vabbè, un po' come tutti, sai, a fare aiuto con i pannelli, flash, portaborse, queste cose qua. E da lì poi ho iniziato poi pian piano ad avvicinarmi poi alla vera fotografia. Ma quindi da ragazzino, da bambino? Cioè... ti ho detto, da quando avevo 15 anni, quindi da adolescente. Da ragazzino, sì. E mi sono avvicinato anche alla fotografia, anche per una questione mia personale, cioè nel senso di... all'epoca volevo farmi passare i miei sfizi da soli, quindi... Quindi anche per un'esigenza di indipendenza, pure, no? Pure di... Un po' il ragazzo del fotografo che magari si ritrova a fare un lavoro per sostenersi e invece poi ti sei appassionato. E poi pian piano sono arrivato poi dove sono adesso, cioè... Di strada ne è fatta, lo vedremo. Ti ricordi la prima foto che hai scattato? La prima foto che ho scattato, no, non me la ricordo. Però mi ricordo però. Il primo lavoro. Okay. Il primo lavoro lo feci in famiglia ed avevo 17 anni, era una comunione all'epoca. E vabbè, le difficoltà di quel giorno, perché comunque era il primo lavoro, certo. La questione che era in famiglia, quindi tu dovevi dimostrare che... Quindi la famiglia ad un certo punto... Mi ha aiutato molto in questo... Tu hai parlato proprio della tua adolescenza, a 15 anni, ti dovevi sostenere in qualche modo. Nasci e vivi in un quartiere difficile, che è anche il mio, perché vivo a San Giorgio, ma sono di Barra. Sì. Che cosa significa vivere in un quartiere cosiddetto a rischio, stare lontano da certi ambienti e appassionarsi così tanto ad un qualcosa che, voglio dire, è basato tutto sulle tue spalle, perché non è che è un posto di lavoro, devi essere tu bravo a creartelo, no, quel lavoro da fotografo. Allora, penso che sia una sorta di riscatto, cioè sia per me personalmente che anche per il quartiere, anche perché Barra viene sempre ghettizzata, come, cioè se tu vai a fare, mi è capitato un sacco di volte anche a me, vado a fare un evento, di dove sei? Sono di Barra? Ti guardano un attimo un po' così. C'è pregiudizio, insomma. Sì, vieni giudicato anche per questo. Però poi quando vedono che porti un prodotto, appunto una fotografia, un video, che rimangono pure un po' a bocca aperta, dicono... E io ne so qualcosa, so come lavori. E mai pensato di mollare, oppure è stato sempre in salita questo percorso? È stato, diciamo, sempre in salita. Però ci sono stati dei momenti dove tu, cioè dove io personalmente pensavo che non era questa la mia strada, anche perché ci sono incontri vari tipi di persone, chi ti scoraggia, chi ti incoraggia, quindi non è mai, cioè non bisogna vedere l'Alessio di oggi. Cioè bisogna vedere l'Alessio prima. Ecco, l'Alessio di oggi, no? Parliamo un po' anche di numeri, perché voglio dire, tu sei uno che è partito, l'altra volta hai pubblicato sui social la foto dell'acquisto di questa nuova attrezzatura e tu insomma eri al settimo cielo, dici. Sì, era come un bambino quando riceve i regali di Natale. Ci vuoi dire qualche numero, ecco, tipo per esempio quanti eventi realizzi in una stagione, se ce l'hai, se porti il conto? Il conto non lo porto. Cioè non mi piace. Però fai tante. Però faccio tante cose, sì. Puoi dire di essere realizzato, no? Posso dire che personalmente non mi posso lamentare, perché ho 26 anni e c'è un lavoro che è mio.
cioè quindi non vengo gestito da nessuno. Fare del lavoro la propria passione, sì. Questa è una cosa che è una fortuna di pochi, insomma. Sì. E ti posso fare una domanda? Allora, tu di solito si associa fotografo a matrimonio. Sì. Come pensi di essere diverso nell'affrontare un momento così bello per gli sposi, no? Anche di ansie, di come lo immortali in quel momento? È una bella domanda. Lì gioca molto il fattore emozione. Mm-hmm. Poi tu sai, io faccio pure shooting di moda. Assolutamente sì. Ho lavorato per grossi brand, quindi la differenza sta che tu quando vai a casa di uno sposo, di una sposa, non sai quello che ti trovi. Quindi devi entrare un po' nel loro mondo. Devi entrare nel loro mondo, nel loro carattere. No? E io cerco molto di fare un approccio iniziale, cioè molto prima del matrimonio. Quindi conoscerli prima del matrimonio. Anche se andare a mangiare una pizza con loro, cioè a me aiuta molto. Ah, che bello. Farmi capire io cosa cerco e loro cosa cercano. Quando sposerò la campana sarei tu a renderci il giorno. Ma quando mi farei la proposta? Allora, abbiamo tante puntate, adesso no, tra un po', non sono ancora convinto di questa cosa. Adesso quella mi dice no, davanti a tutti. La faremo insieme, dai. Senti Ale, invece un sogno nel cassetto ce l'hai ancora? Sogno nel cassetto, sì. Io oggi non penso ancora di essermi realizzato al 100%. Cioè io voglio realizzare, cioè voglio arrivare a costruire un'agenzia fotografica. Che bello. Dove chi vuole fare la mia stessa strada e può partire. Quindi anche formare. Anche formare, sì. E qui a Napoli? Bello. O vuoi qui uscire? No, qui a Napoli. Qui a Napoli, bravo, che bello. Alessio. Questo cioè, è molto io bello. Sono napoletano, quindi facciamo vivere l'arte qui a Napoli, che ce l'abbiamo tantissimo. Qui a Napoli c'è questo culto del matrimonio un po' particolare, un aneddoto particolare. Ti hanno mai fatto richieste strane, richieste assurde? Che intendi per strane? Bene, so, magari voglio che tu mi fotografi crescendo da qualche parte, è una cosa pacchiana. Sì, queste cose qua, sì, capita. Mi è capitato in passato. Come te ne esci? Perché tu ci tieni a fare le cose molto... Te ne esci, in un certo modo te ne esci, quindi... Ti dai il pizzico sulla pancia e vai, perché magari tu non sei... Che bella questa foto. Bella, eh? Mm-hmm. Molto, molto bella. Quindi tu ti occupi di moda e hai anche fotografato la nostra Enza Campana. Sì. Delle foto bellissime, tra l'altro, che metto ogni tanto sui miei social. Ogni tanto vedo. E aumentano i miei follower. Ecco, quando fai il servizio fotografico per la moda, lì è tutta... c'è creatività, no? Lì ci sta tutto un lavoro basato... molto prima, cioè, ci sta uno studio del mood, ci sta, cioè, viene tutto preparato il messaggio prima. Che si il vuole messaggio lanciare che bisogna lanciare, anche perché non è una foto che tu vai là quel giorno e la scatti, cioè, ci sono degli orari ben precisi da scattare, delle luci, quindi, il tipo insomma, di trucco, il tipo di capello. E mi sa che tu in questo vuoi continuare, vuoi affermarti un diciamo po' di che più nella moda, affermare vero? Ancora di più in questo. Infatti punto anche ad arrivare all'estero come fotografo, però di rimanere sempre a Napoli come base. E tu qua devi rimanere, bravo. Chi è Alessio oggi? Penso che Alessio oggi è lo stesso Alessio di qualche anno fa di chi mi conosce, quindi cioè io una volta finito di lavorare lo stesso. Torno a casa, gli amici miei... mia madre, mio padre, miei nonni, quindi... Cioè Alessio è un ragazzo nulla. Per bene, esatto, un ragazzo questo. Che si dà da fare, di sani principi ed è un ottimo professionista. Grazie. Lo penso veramente, lo sai quante volte te l'ho detto. Lo dici quasi tutti i giorni. Ecco, no, ma perché è così. È un racconto, la tua fotografia parla. Ma o la sposa, o il bambino, o qualsiasi cosa tu fai, parla. Alessio, ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie dove a voi. Cerchiamolo sui social, Alessio Amatucci. Fotografi, però mi raccomando, andateci cauti perché Alessio è anche molto apprezzato dalle ragazze. Dalle donne. Adesso c'ha un esercito di ragazze che... Vabbè, un bel ragazzo, è chiaro che l'occhio vuole la sua parte. Non so, ci sta a proposta di matrimonio, non ce la posso mai fare. Detto ciò, restando in tema di artigiani, perché in un certo senso puoi ritenerti uno l'artigiano della fotografia. Noi oggi lanciamo una rubrica con i nostri amici di Madema, giusto Gianfranco? Guardiamo di che si tratta e grazie Alessio per essere stato con noi. Grazie.